seguire egualmente il Signore. È una prova questa, una piccola prova di fedeltà. I nostri sacri riti ad onore di Dio dobbiamo farli sempre, anche quando c'è qualche po' di disagio. Siamo un po' di meno rispetto agli altri anni, però l'importante è che la presenza c'è. Sono venuti i più coraggiosi, i più giovani e, diciamolo pure, i più belli. Va bene, fratelli miei, il buon umore non ci manca malgrado tutto. Io direi di cominciare per non peggiorare le cose. Se mi avvicinate al messale, cominciamo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Fratelli miei, iniziamo questa processione che, come sapete, ricorda quella delle palme che si fece a Gerusalemme accogliendo Gesù. Vogliamo seguire Gesù con fede, riconoscendolo nostro personale Salvatore. Queste palme sono segno della nostra fede e della nostra accoglienza di Lui nella nostra vita. Ora vi chiedo di alzarle. Preghiamo. O Dio onnipotente, benedici questi rami di ulivo e concedi a noi tuoi fedeli che accompagniamo esultanti di Cristo nostro Re e Signore di giungere alla Gerusalemme del cielo, per Cristo nostro Signore. Amen. E adesso ascolteremo un brano del Santo Vangelo che appunto ci ricorda il momento che Gesù visse e che noi stiamo riproponendo. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, Signore. In quel tempo la grande folla che era venuta per la festa, udito che Gesù veniva a Gerusalemme, prese dei rami di palme e uscì incontro a lui gridando: Osanna, benedetto colui che viene nel nome del Signore, il Re di Israele. Gesù, trovato un asinello, vi montò sopra come sta scritto: Non temere, figlia di Sion, ecco il tuo re viene seduto su un puledro d'asina. I suoi discepoli sul momento non compresero queste cose, ma quando Gesù fu glorificato si ricordarono che di lui erano state scritte queste cose e che a lui esse si adattavano. Parola del Signore. Gloria a te, o Cristo. E allora viviamo insieme questa pagina del Santo Vangelo, accompagnando Gesù sull'asinello rappresentato dal sacerdote. Adesso già lo benedette, senza acqua, già ce n'è tanta. Già benedetti con la preghiera tutte le palme, fratelli miei. Oh!
buongiorno a tutti! Non vi vedo che i paraocchi! Un vedo Paolo! Possiamo sedere, fratelli miei, adesso iniziamo. Quest'anno è andata come è andata, ma l'essenziale lo stiamo facendo. È il tempo di cambiare i paramenti e cominciamo la Santa Messa. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo Spirito. Cari fratelli, abbiamo seguito Gesù in questo suo trionfale entrare a Gerusalemme.
Abbiamo cantato con la nostra presenza, con il nostro cuore, Osanna al figlio di Davide, Osanna al Redentore. Abbiamo avuto qualche piccolo disagio con la pioggia, ma io pensavo, cos'è tutto questo dinanzi alla sofferenza che il Signore ha vissuto per ciascuno di noi. E allora continuiamo a stare con il Signore in questa santa celebrazione. Chiediamogli subito perdono di tutti i nostri peccati e affidiamogli tutti i defunti della famiglia La Rocca. Confesso a Dio onnipotente e a voi fratelli che ho morto. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Non mi sono tirato indietro. Ho presentato il mio dorso ai flagellatori, le mie guance a coloro che mi strappavano la barba.
non ho sottratto la faccia agli insulti e agli sputi. Il Signore Dio mi assiste, per questo non resto svergognato, per questo rendo la mia faccia dura come pietra, sapendo di non restare confuso. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Facendosi obbediente fino alla morte, e una morte di croce. Per questo Dio lo esaltò e gli donò il nome, che è al di sopra di ogni nome, perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi, nei cieli, sulla terra e sottoterra, e ogni lingua proclami Gesù Cristo è Signore, a gloria di Dio Padre. Parola. Oh,
ascolteremo adesso la lettura del passio secondo San Marco. Passione di nostro Signore Gesù Cristo secondo Marco. Mancavano due giorni alla Pasqua e agli azimi, e i sommi sacerdoti e gli scribi cercavano il modo di impadronirsi di Gesù con inganno per ucciderlo. Dicevano infatti: non durante la festa, perché non succede un tumulto di popolo. Gesù si trovava a Betania, nella casa di Simone il lebbroso. Mentre stava a mensa, giunse una donna con un vasetto di alabastro, pieno di olio profumato di nardo genuino di gran valore. Ruppe il vasetto di alabastro e versò l'unguento sul suo capo. Ci furono alcuni che si sdegnarono fra di loro: perché tutto questo spreco di olio profumato? Ed erano infuriati contro di lei. Allora Gesù disse: lasciatela stare, perché le date fastidio? Ella ha compiuto verso di me un'opera buona. I poveri infatti li avete sempre con voi e potete beneficarli quando volete, ma invece me non mi avete sempre. Essa ha fatto ciò che era in suo potere, ungendo in anticipo il mio corpo per la sepoltura. In verità vi dico che dovunque in tutto il mondo sarà annunziato il Vangelo, si racconterà pure in suo ricordo ciò che ella ha fatto. Allora Giuda Iscariota, uno dei dodici, si recò dai sommi sacerdoti per consegnare loro Gesù. Quelli, all'udirlo, si rallegrarono e promisero di dargli denaro. Ed egli cercava l'occasione opportuna per consegnarlo. Il primo giorno degli azimi, quando si immolava la Pasqua, i suoi discepoli gli dissero: dove vuoi che andiamo a preparare perché tu possa mangiare la Pasqua? Allora mandò due dei suoi discepoli dicendo loro: andate in città, vi verrà incontro un uomo con una brocca d'acqua, seguitelo, e laddove entrerà dite al padrone di casa: il maestro dice, dov'è la mia stanza perché io vi possa mangiare la Pasqua con i miei discepoli? Egli vi mostrerà al piano superiore una grande sala con i tappeti già pronta, la preparate per noi. I discepoli andarono e entrati in città trovarono come aveva detto loro e prepararono per la Pasqua. Venuta la sera, egli giunse con i dodici. Ora, mentre erano a mensa e mangiavano, Gesù disse: in verità vi dico, uno di voi, colui che mangia con me, mi tradirà. Allora cominciarono ad attristarsi e a dargli uno dopo l'altro: sono forse io? Ed egli disse loro: uno dei dodici, colui che intinge con me nel piatto. Il figlio dell'uomo se ne va come sta scritto di lui, ma guai a quell'uomo dal quale il figlio dell'uomo è tradito. Meglio per quell'uomo se non fosse mai nato. Mentre mangiavano, prese il pane e, pronunziata la benedizione, lo spezzò e lo diede loro dicendo: prendete, questo è il mio corpo. Poi prese il calice e rese grazie. Lo diede loro e ne bevvero tutti e disse: questo è il mio sangue, il sangue dell'alleanza, versato per molti. Verità vi dico che io non berrò più del frutto della vite fino al giorno in cui lo berrò nuovo nel regno di Dio. E dopo aver cantato l'inno, uscirono verso il monte degli Ulivi. Gesù disse loro: tutti rimarrete scandalizzati, poiché sta scritto: percuoterò il pastore e le pecore saranno disperse. Ma dopo la mia resurrezione vi precederò in Galilea. Allora Pietro gli disse: anche se tutti saranno scandalizzati, io non lo sarò. Gesù gli disse: in verità ti dico, proprio oggi, in questa stessa notte, prima che il gallo canti due volte, mi rinnegherai tre volte. Ma egli, con grande insistenza, diceva: se anche dovessi morire con te, non ti rinnegherò. Lo stesso dicevano anche tutti gli altri.
giunsero intanto a un podere chiamato Getsemani. Ed egli disse ai suoi discepoli: sedetevi qui mentre io prego. Prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e cominciò a sentire paura e angoscia. Gesù disse loro: la mia anima è triste fino alla morte, restate qui e vegliate. Poi, andato un po' innanzi, si gettò a terra e pregava che se fosse possibile passasse da lui quell'ora, e diceva: Abba, Padre, tutto è possibile a te, allontana da me questo calice, però non ciò che io voglio, ma ciò che vuoi tu. Tornato indietro, li trovò addormentati e disse a Pietro: Simone, dormi, non sei riuscito a vegliare un'ora soltanto? Vegliate e pregate per non entrare in tentazione. Lo spirito è pronto, ma la carne è debole. Allontanatosi di nuovo, pregava dicendo le medesime parole. Ritornato, li trovò addormentati, perché i loro occhi si erano appesantiti e non sapevano che cosa rispondergli. Venne la terza volta e disse loro: dormite ormai e riposate. Basta, è venuta l'ora. Ecco, il figlio dell'uomo viene consegnato nelle mani dei peccatori. Alzatevi, andiamo. Ecco, colui che mi tradisce è vicino. E subito, mentre ancora parlava, arrivò Giuda, uno dei dodici, e con lui una folla con spade e bastoni mandata dai sommi sacerdoti, dagli scribi e dagli anziani. Chi lo tradiva aveva dato loro questo segno: quello che bacerò è lui, arrestatelo e conducetelo via sotto buona scorta. Allora gli si accostò dicendo: Rabbi, e lo baciò. Essi gli misero addosso le mani e lo arrestarono. Uno dei presenti, estratta la spada, colpì il servo del sommo sacerdote e gli recise l'orecchio. Allora Gesù disse loro: come contro un brigante con spade e bastoni siete venuti a prenderli. Ogni giorno ero in mezzo a voi a insegnare al tempio e non mi avete arrestato. Si adempiano dunque le scritture. Tutti allora, abbandonatolo, fuggirono. Un giovanetto però lo seguì, rivestito soltanto di un lenzuolo, e lo fermarono. Ma egli, lasciato il lenzuolo, fuggì via nudo. Allora condussero Gesù dal sommo sacerdote e là si riunirono tutti i capi dei sacerdoti, gli anziani e gli scribi. Pietro lo aveva seguito da lontano, fin dentro il cortile del sommo sacerdote, e se ne stava seduto tra i servi scaldandosi al fuoco. Intanto i capi dei sacerdoti e tutto il sinedrio cercavano una testimonianza contro Gesù per metterlo a morte, ma non la trovarono. Molti, infatti, attestavano il falso contro di lui, e così le loro testimonianze non erano concordi. Ma alcuni si alzarono per testimoniare il falso contro di lui, dicendo: noi l'abbiamo udito mentre diceva: io distruggerò questo tempio fatto da mani d'uomo e in tre giorni ne edificherò un altro, non fatto da mani d'uomo. Ma nemmeno su questo punto la loro testimonianza era concorde. Allora il sommo sacerdote, levatosi in mezzo all'assemblea, interrogò Gesù dicendo: non rispondi nulla? Che cosa testimoniano costoro contro di te? Ma egli taceva e non rispondeva nulla. Di nuovo il sommo sacerdote lo interrogò dicendo: sei tu il Cristo, il figlio di Dio benedetto? Gesù rispose: io lo sono, e vedrete il figlio dell'uomo seduto alla destra della potenza e venire con le nubi del cielo. Allora il sommo sacerdote, stracciandosi le vesti, disse: che bisogno abbiamo ancora di testimoni? Avete udito la bestemmia, che ve ne pare? Tutti sentenziarono che era reo di morte. Allora alcuni cominciarono a sputargli addosso, a coprirgli il volto, a schiaffeggiarlo e a dirgli: indovina,
I servi intanto lo percuotevano. Mentre Pietro era giù nel cortile, venne una serva dal sommo sacerdote e, vedendo Pietro che stava a scaldarsi, lo fissò e gli disse: anche tu eri con il Nazareno, con Gesù. Ma egli negò: non so e non capisco quello che vuoi dire. Uscì quindi fuori del cortile e il gallo cantò. E la serva, vedendolo, ricominciò a dire ai presenti: costui è di quelli. Ma egli negò di nuovo. Dopo un poco i presenti dissero di nuovo a Pietro: tu sei certo di quelli, perché sei Galileo. Ma egli cominciò a imprecare e a giurare: non conosco quell'uomo, che voi dite? Per la seconda volta un gallo cantò. Allora Pietro si ricordò di quella parola che Gesù gli aveva detto: prima che il gallo canti due volte, mi rinnegherai per tre volte. E scoppiò in pianto. Al mattino i sommi sacerdoti, con gli anziani, gli scribi e tutto il sinedrio, dopo aver tenuto consiglio, misero in catene Gesù, lo condussero e lo consegnarono a Pilato. Allora Pilato prese a interrogarlo: sei tu il re dei Giudei? Ed egli rispose: tu lo dici. I sommi sacerdoti, frattanto, gli muovevano molte accuse. Pilato lo interrogò di nuovo: non rispondi nulla? Vedi di quante cose ti accusano. Ma Gesù non rispose più nulla, sicché Pilato ne restò meravigliato. Per la festa egli era solito rilasciare un carcerato a loro richiesta. Un tale, chiamato Barabba, si trovava in carcere insieme ai ribelli che nel tumulto avevano commesso l'omicidio. La folla, accorsa, cominciò a chiedere ciò che sempre egli concedeva. Allora Pilato rispose loro: volete che vi rilasci il re dei Giudei? Sapeva infatti che i sommi sacerdoti glielo avevano consegnato per invidia. Ma i sommi sacerdoti sobillarono la folla perché egli rilasciasse loro piuttosto Barabba. Pilato replicò: che farò dunque di quello che voi chiamate il re dei Giudei? Ed essi di nuovo gridarono: crocifiggilo! Ma Pilato diceva loro: che male ha fatto? Allora essi gridarono più forte: crocifiggilo! E Pilato, volendo dar soddisfazione alla moltitudine, rilasciò loro Barabba e, dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso. Allora i soldati lo condussero dentro il cortile, cioè nel pretorio, e convocarono tutta la corte. Lo rivestirono di porpora e, dopo aver intrecciato una corona di spine, gliela misero sul capo. Cominciarono poi a salutarlo: salve, re dei Giudei! E gli percuotevano il capo con una canna, gli sputarono addosso e, piegando le ginocchia, si prostrarono a lui. Dopo averlo schernito, lo spogliarono della porpora e gli rimisero le sue vesti. Poi lo condussero fuori per crocifiggerlo. Allora costrinsero un tale che passava, un certo Simone di Cirene, che veniva dalla campagna, padre di Alessandro il Rufo, a portare la croce. Condussero dunque Gesù al luogo del Golgota, che significa luogo del cranio, e gli offrirono vino mescolato con mirra, ma egli non ne prese. Poi lo crocifissero e si divisero le sue vesti, tirando a sorte su di esse quelle che ciascuno dovesse prendere. Erano le 9 del mattino quando lo crocifissero, e l'iscrizione con il motivo della condanna diceva: il re dei Giudei. Con lui crocifissero anche due ladroni, uno alla sua destra e uno alla sinistra. I passanti lo insultavano e, scuotendo il capo, esclamavano: ehi, tu che distruggi il tempio e lo riedifichi in tre giorni, salva te stesso scendendo dalla croce. Ugualmente anche i sommi sacerdoti con gli scribi, facendosi beffe di lui, dicevano: ha salvato altri, non può salvare se stesso. Il Cristo, il re di Israele, scenda ora dalla croce, perché vediamo e crediamo. E anche quelli che erano stati crocifissi con lui lo insultavano.
Venuto mezzogiorno, si fece buio su tutta la terra, fino alle 3 del pomeriggio. Alle 3 Gesù gridò con voce forte: Eloi, Eloi, lema sabachthani, che significa: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Alcuni dei presenti, udito ciò, dicevano: ecco, chiama Elia. Uno corse a inzuppare di aceto una spugna e, postala su una canna, gli dava da bere dicendo: aspettate, vediamo se viene lì a toglierlo dalla croce. Ma Gesù, dando un forte grido, spirò. Il velo del Tempio si squarciò in due, dall'alto in basso. Allora il centurione che gli stava di fronte, vistolo spirare in quel modo, disse: veramente quest'uomo era il figlio di Dio. C'erano anche alcune donne che stavano ad osservare da lontano, tra le quali Maria di Magdala, Maria, madre di Giacomo il minore e di Joses, e Salomone, che lo seguivano e servivano quando era ancora in Galilea, e molte altre che erano salite con lui a Gerusalemme. Sopraggiunto ormai la sera, poiché era la parasceve, cioè la vigilia del sabato, Giuseppe d'Arimatea, membro autorevole del Sinedrio, che aspettava anche lui il regno di Dio, andò coraggiosamente da Pilato per chiedere il corpo di Gesù. Pilato si meravigliò che fosse già morto, e chiamato il centurione lo interrogò se fosse morto da tempo. Informato dal centurione, concesse la salma a Giuseppe. Egli allora, comprato un lenzuolo, lo calò giù dalla croce e, avvoltolo nel lenzuolo, lo depose in un sepolcro scavato nella roccia. Poi fece rotolare un masso contro l'entrata del sepolcro. Intanto Maria di Magdala e Maria madre di Joses stavano ad osservare dove veniva deposto. Parola del Signore. Gloria a te, Cristo. La lettura del Passio ci fa una grande sintesi di quella che sarà questa settimana santa, e l'abbiamo cominciata oggi con Gesù, accompagnandolo nel suo ingresso a Gerusalemme. Il Passio, lo chiamiamo in latino il Passio perché in latino passione è maschile, il Passio, Passio passione in latino, in italiano è femminile, la passione. Il Passio, dicevo, si potrebbe scomporre in 15 quadretti. C'è il quadretto dell'ultima cena, il quadretto del Getsemani, il quadretto del tradimento di Giuda e così via. Mi vorrei soffermarmi brevemente con voi sul quadretto del Getsemani, perché immaginiamoci la scena che abbiamo appena sentito raccontare. Gesù, dopo l'ultima cena, se ne va in questo giardino del Getsemani, in questo uliveto, meglio ancora. In italiano si può dire anche il giardino del Getsemani, da noi per giardini si intendono gli agrumeti, i mandarineti. Gli uliveti si chiamano luoghi, un luogo in dialetto. È vero, non si dice giardino, ma in italiano si può dire. Si ritira in questo uliveto perché lui solitamente pregava il Padre suo, aveva desiderio di stare col Padre.
Quella sera però era molto triste Gesù, sapeva cosa lo aspettava. E si porta tre apostoli, Pietro, Giacomo, Giovanni, questi apostoli che lui si stava curando in un modo particolare. Ma questi qui non si rendono conto del momento che Gesù sta vivendo. Si addormentano, si assopiscono. Gesù avrebbe voluto la loro vicinanza, il loro affetto, e va a svegliarli. Questi sì, non siete riusciti manco un'ora a pregare, a stare svegli. Sì, come no, di nuovo ci ritorna di nuovo. Poi a un certo punto si ferma e vabbè, riposate. Penso che quello sia stato un momento di grande solitudine per Gesù, perché nei momenti della prova due cose ci aiutano, sapete? L'amore degli altri e la preghiera che rivolgono a Dio per noi. E quando in quel momento non c'è né preghiera né amore, la nostra prova diventa più pesante. Ora, io pensavo, cos'è il sonno? Che vuol dire che si sono addormentati? Cos'è il sonno? Il sonno è una parte importante della nostra vita. Quanto tempo noi dormiamo? Ma il sonno ha una caratteristica. È non esserci essendo. Un po' di filosofia. Quindi non esserci in quella situazione essendo lì. Cosa voglio dire? Che tu sei lì, però non segui nulla, non capisci nulla. In dialetto potremmo tradurre essendoci, essendo, con ci sì e un ci sì. In realtà ci sì, sei tu lì, sei tu sul letto, sei tu su quella poltrona, sei tu con la tua storia, il tuo corpo, la tua anima. Non si può dire che tu non ci sei, è vero? Ma neanche si può dire che capisci, che segui, che intervieni. Quindi il sonno è una parte della nostra vita particolare. Ci sei e non ci sei. Ora attenti. Il sonno fisico può andare bene, è così che Dio ci ha creati con questa natura, il sonno. Ma il sonno spirituale è pericoloso, perché? Perché tu ci sei in una situazione ma non capisci niente, quindi è come se non ci fossi. E questo sonno spirituale è pericoloso. Faccio un esempio, quello di quei chierichetti, siete in linea? I ministranti, per esempio, possono essere accanto all'altare, accanto a Gesù, ma con la testa chissà dove sono. Vi è capitato qualche volta? Un parlato, no? Si vergogna di me. Ma anche voi, o anche io, possiamo esserci, o meglio ancora, non ci siamo realmente, anche se siamo qui, che con la testa chissà dove stiamo andando. Stiamo pensando a cosa dobbiamo cucinare, stiamo pensando al problema che abbiamo. Quindi attenti, il sonno spirituale è terribile, perché tu ci sei in apparenza, ma in realtà non ci sei, perché non vivi in profondità la messa, non vivi in profondità la preghiera. Quello che si sta facendo non lo vivi. Così come nei confronti di un fratello magari che è bisognoso,
che ha bisogno di parlarti, che ha bisogno di aiuto. Può essere tuo figlio, tua figlia, tua moglie, tuo marito, tuo padre, tua madre, il collega, gente che hai lì a pochi centimetri, ma non hai capito niente. Quindi capite, il sonno, essendoci da un lato e non essendoci dall'altro. Attenti a questo sonno spirituale, che potremmo chiamare anche superficialità. Non capire. Siamo lì, siamo infilati lì, ma non capiamo, ci sfugge l'essenziale, come a quei tre uomini. Ero lì con Gesù, ma gli sfuggiva l'essenziale. E qual era l'essenziale? Che dovevano stargli accanto, dovevano mettere il loro cuore accanto al cuore del Signore, dovevano mettere il loro pensiero accanto al pensiero del Signore. Ecco, attenti, questo sonno spirituale potremmo anche definirlo non mettere il nostro cuore accanto a Dio, non mettere il nostro cuore accanto agli altri. Certe volte, purtroppo, anzi più che certe volte, diverse volte capita di qualcuno che impazzisce o il demonio lo tenta in un modo terribile e uccide i figli, uccide la moglie, si uccide lui. E i giornalisti intervistano i vicini, i colleghi. Ma era una persona normale, era una persona tranquilla. Ma ditemi voi, ma secondo voi uno può essere normale la sera prima di ammazzare la moglie, i figli e se stessi? Non è che era normale lui, dormivano i vicini, perché ognuno è infilato nei suoi problemi, nella sua vita, eppur essendoci non era, eppure non capiva. Allora capite cos'è il sonno spirituale? O a volte la scoperta, un ragazzo lo arrestano perché spaccia droga, perché ha ucciso qualcuno, i papà e mamma, meschine disperate, dicono: ma non avevamo capito niente. Oppure capitare che un figlio sia così furbo da coprirsi, ma non facciamo che erano addormentati, non c'erano essendoci. Allora questi tre discepoli devono interpellarci e devono farci chiedere al Signore lo Spirito Santo per essere svegli, svegli, cioè essere nelle situazioni, capire dove siamo, mettere il cuore nelle cose che facciamo, sia quelle di Dio sia quelle degli uomini, per evitare appunto questo sonno che lascia alla fin fine soli gli altri, sia Dio che gli uomini. Ci aiuti la Madonna ad avere questa vigilanza del cuore, questo occhio penetrante. E sapete, quando si penetrano gli altri col cuore, con la mente, quando si muore a se stessi. Perché se io ho solo i miei problemi, se penso solo a me stesso, alle mie cose, al mio lavoro, alla mia organizzazione, mi sto chiudendo in questo sonno spirituale che mi fa essere dove sono, ma non mi fa capire quasi nulla. Ci aiuti la Vergine Santa a questa vigilanza che nasce poi dall'amore. Sia lodato Gesù Cristo. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce.
affidarci al Signore sempre presente nella nostra storia e nella storia di ogni uomo, dicendo: Padre, ascoltaci. Con spade e bastoni siete venuti a prendermi, perché la vendetta e la violenza non prevalgano mai sulla strada del dialogo, ma si rafforzi la ricerca sincera della pace, nell'attuazione della giustizia, soprattutto verso i più poveri. Preghiamo. Padre, ascoltaci. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Il grido di Gesù, che esprime la disperazione di chi si sente abbandonato, trovi risposta nella forza dell'amore e nell'aiuto di chi è incapace di superare con coraggio le prove. Preghiamo. Padre, ascoltaci. Davvero quest'uomo era figlio di Dio. Ogni nostra celebrazione eucaristica proclami sempre la fede in Cristo, che un giorno tornerà glorioso per riunire l'umanità dispersa e per partecipare a tutti la gioia di entrare nel suo regno. Preghiamo. Padre, ascolta, lo chiediamo a te che sei Dio e vivi e regni nei secoli dei secoli. Sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Dio Onnipotente, la passione del tuo unico Figlio, affretti il giorno del tuo perdono. Non lo meritiamo per le nostre opere, ma lo ottenga dalla tua misericordia questo unico mirabile sacrificio per Cristo nostro Signore. Signore sia con voi. E con voi. Alzi i nostri cuori. Diamo grazie al Signore nostro Dio. E cosa è veramente. Cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza. Rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Egli che era senza peccato accettò la passione per noi peccatori e consegnandosi a un'ingiusta condanna portò il peso dei nostri peccati. Con la sua morte lavò le nostre colpe e con la sua resurrezione ci acquistò la salvezza. E noi con tutti gli angeli del cielo innalziamo a te il nostro canto e proclamiamo insieme la tua lode. Amen.
Padre veramente santo e fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane, ti rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiate, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice e la salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente, per la comune al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci unisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa dalla terra e qui convocata nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ce ne si partecipa la sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Corrado, tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che sono addormentati alla speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza, metti a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, gli apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. In Gesù Cristo tuo figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Rivolgiamoci al Padre che ci ha mandato Gesù per la nostra salvezza. Padre nostro che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo
con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre. Guida dal peccato e sicuri da ogni turbamento. L'attesa che si compia la beata speranza e venga il Salvatore nostro Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che ha detto agli apostoli: ti lascio la pace, vi do la pace. Non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale che c'è pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con tutti voi. Scambiatevi un segno di pace. Sull'anteporta non si muova, verrà portata lì l'Eucaristia.
preghiamo. O Padre, che ci hai nutriti con i tuoi santi doni e con la morte del tuo Figlio ci fai sperare nei beni in cui crediamo, fa che per la sua resurrezione possiamo giungere alla meta della nostra speranza. Per Cristo nostro Signore. Amen. Vi do una speciale benedizione come sostegno perché questa settimana santa sia vissuta intensamente da ciascuno di voi. Il Signore sia con voi. E con il tuo capo per la benedizione. Dio che la passione del suo Figlio ci ha manifestato la grandezza del suo amore, vi faccia gustare la gioia dello Spirito nell'umile servizio dei fratelli. Cristo Signore, che ci ha salvati con la sua croce dalla morte eterna, vi conceda la vita senza fine. Umiliato e sofferente, possiate aver parte alla sua resurrezione. E la benedizione di Dio potente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. La settimana santa sarà piena di momenti, quindi non ve li leggo tutti. Trovate il manifestino all'ingresso della chiesa e sul nostro sito internet. Una cosa che mi interessa dirvi invece è per le confessioni. Saranno tutte le mattine da lunedì a mercoledì e di pomeriggio. Invito a confessarsi chi non si confessa da tempo. Chi si confessa frequentemente, questa settimana è proibito peccare e confessarsi. Così evitiamo folle che non servono tanto perché poi si fanno le cose veloci. Chi è da tempo che non si confessi, ci pensi affinché sia veramente Pasqua per lui. Confessarsi però vuol dire rinunciare al peccato, pacificarsi, migliorarsi, non è tanto andare a dire peccati senza però che il cuore cambia, altrimenti faremmo un sacrilegio. E allora, fratelli miei, stavo sfuggendo, c'è la 39esima mostra mercato che organizza l'associazione Missione Mio Loro Ponte per l'Africa. Come al solito, le scuole di Piazza Libertà, il pomeriggio di ieri e tutta la giornata di oggi sono aperti. Andate a usare questa mostra, comprate qualcosa perché il ricavato sosterrà la missione di Padre Mariano. E allora buona settimana santa, buon inizio e nel nome del Signore andate in pace. Andiamo, grazie.